Buongiorno, si fa notte, sono quasi le 9 di sera e qui si sta per fare notte. E io sono tornata un po' da spese varie, adesso sono venuta a prendere delle scartoffie qui a casa di Stefano e poi proseguo verso casa mia. Allora, in questo video di che cosa vi volevo parlare? Vi volevo parlare di... Intanto prendo la mia borsetta qui in cui tengo tutte le cosine carine. Vi volevo parlare un po' di luci da labbra colorati, burro cacao colorati e quant'altro, e sentite che scartabello un po' dentro la borsa perché sto cercando ancora qualcosa. Sto cercando qualcosa che ho comprato oggi pomeriggio ed è un qualcosa destinato a mia madre, però volevo anche usarlo insomma un po' per parlarvene. Allora tolgo la bustina, prendo solo le cose di cui vi volevo parlare. Dunque, vi volevo parlare in questo video di questo rossetto della Elemental Beauty, ma di tutti i rossetti della Elemental Beauty, in paragone con i burro cacao della La Vera, perché quando ho fatto il video in cui ho parlato dei rossetti della Elemental Beauty, ho letto giù tra i commenti che qualcuno mi diceva: ma allora a questo punto sono meglio i burro cacao della La Vera perché comunque sono leggermente colorati, e se i rossetti della Elemental Beauty davvero non scrivono a tal punto che non si vede niente, allora a questo punto sono meglio i burro cacao della La Vera. Allora, io sto usando il burro cacao della Lavera, un burro cacao della Lavera da qualche giorno, perché poi mi è venuta la curiosità di provare. I burro cacao della Lavera qui in Germania costano, dipende, alcune tonalità ed alcuni tipi costano 2 euro e 90, qualcosa del genere, mentre invece altri tipi, per esempio questo qui al blackcurrant, ossia questo qui al ribes, costa 3,40 euro. Un qualcosa del genere, mentre invece i rossetti della Elemental Beauty costano, se mi ricordo bene, 8 sterline e qualcosa, forse quasi 9 sterline, non mi ricordo con esattezza. Comunque, questi sono tutti i prezzi indicativi. Allora, io in questo momento ho il burro cacao della Lavera sulle labbra. Devo dire, se facciamo per esempio una prova molto veloce, e deve essere veramente molto veloce perché il sole sta davvero andando molto via, io metto un po' di burro cacao della Lavera sulla manuccia e poi metto anche un po' di rossetto della Elemental Beauty sempre sulla stessa manuccia. Allora, la scrivenza è di più, chiaramente, vedete? Il rossetto della Elemental Beauty scrive di più del burro cacao della Lavera, che lascia semplicemente un colore enormemente sheer, non lucido, o comunque non più di tanto lucido, e niente, ed è molto molto leggero, come potete ben vedere. Per quanto riguarda la cosiddetta texture e per quanto riguarda il cosiddetto feeling sulle labbra, allora, chi ha un miglior feeling con le labbra? Il rossetto della Elemental Beauty oppure il burro cacao della Lavera? Dunque, io direi il rossetto della Elemental Beauty, perché il rossetto della Elemental Beauty ha davvero una relazione con la pelle di velluto, una relazione molto soft e molto vellutata, avviene tutto molto smoothly, avviene tutto molto veramente vellutatamente. Io me ne accorgo anche quando uso il rossetto della Elemental Beauty sulle guance, lo vado a sfumare, poi se tocco le guance dopo averlo sfumato, le guance sono vellutatissime, è una sensazione bellissima, e probabilmente dipenderà sicuramente dagli ingredienti che ci sono dentro, e che adesso però sì, boh, forse dall'olio di macadamia, boh, forse da che altro, non lo so, da qualcosa che c'è qui dentro. Dentro i burro cacao della Lavera, io faccio vedere quello che ho preso oggi da regalare a mia madre. Dentro i burro cacao della Lavera ci sono molti, molti, molti più ingredienti, cioè veramente, come si direbbe nella mia città, un botto di ingredienti, e c'è tutta una combinazione di oli, ce ne sono veramente tanti di oli, ma non sono gli stessi ingredienti che ci sono nei rossetti della Elemental Beauty. Forse l'unico ingrediente che hanno in comune dovrebbe essere una qualche cera, sì, Candelilla Wax, e poi che altro? E niente, basta. Non lo so, in questo momento vado molto di fretta, non lo so, però comunque qui dentro ci sono tutti questi ingredienti, vedete qui,
mentre invece qui ci sono solo questi ingredienti. E, il feeling che questo burro cacao ha con le labbra è un feeling che non è appiccicoso, che non è unticcio, che non è burroso, è un feeling che si appiccica bene sulle labbra, che dura anche molte ore, perché io adesso ho sulle labbra questo burro cacao della Lavera al Black Currant, forse dalle 5 di oggi pomeriggio, adesso sono quasi le 9. Se io faccio le labbra non scivolano tra di loro così tanto come appena avevo messo il burro cacao, come qualche minuto dopo aver messo il burro cacao, però comunque si sente bene, si sente forte e chiaro che il burro cacao c'è ancora. Niente, quindi che cosa dire? Poi decidete voi che cosa preferite. Comunque io vi faccio rivedere un'altra volta che il burro cacao della Lavera sono sì leggermente colorati, però comunque lo dell'Elemental Beauty sono più colorati, soprattutto sulle guance, soprattutto per usarli anche come blush, e io proprio sono una sostenitrice di questa cosa. Ad ogni modo, questa è una piccola parentesi che io faccio giusto per chi riesce a reperire anche il burro cacao della Santé. Ad ogni modo, tolto adesso il discorso del confronto tra i rossetti della Elemental Beauty e il burro cacao della Lavera, tra il burro cacao della Lavera e il burro cacao della Santé, sono meglio il burro cacao della Santé. Va bene, devo anche raccoglierlo perché. Rieccomi. Perché sono meglio il burro cacao della Santé? Perché sono molto più accoglienti, molto più morbidi e molto anche più ammorbidenti, veramente. Vi faccio vedere questo che ho io, che è rosa. E ha un finish da alle manine, un finish alle manine, da alle labbra, un finish leggermente perlato e anche un po' lucido, il che è una cosa molto carina. Lo vedete qui, vedete, completamente sheer, incolore praticamente, però c'è un leggero finish brillante, ma leggero, leggerissimo. Questo burro cacao a me piace molto e devo dire, per i prodotti per le labbra mi piacciono veramente molto i prodotti della Santé. Qui c'è olio di soia, di semi di soia, c'è lanolina, ecco perché, insomma, vabbè, ho capito tutto. Poi c'è olio di jojoba, c'è Carnauba Wax, c'è cera alba, c'è mica, c'è estratto di fiore di calendula. Toccoferolo e bla bla bla. Questo incio anche mi piace di più. Adesso gli ho dato uno sguardo in questo momento, ho visto c'è la lanolina, ho capito tutto, ho capito perché questo mi piace di più, perché a me piace la lanolina e sono una sostenitrice della lanolina. Questo video sta per finire perché mi sta per finire lo spazio sulla scheda di memoria. Quindi, ricapitolando, rossetti dell'Elemental Beauty e burro cacao della Lavera sono paragonabili fra di loro? Secondo me no, perché i rossetti scrivono di più, burro cacao scrive di meno. Ad ogni modo, tra Lavera e Santé come puro mero burro cacao, io preferisco burro cacao.